Salve, benvenuti a questo nuovo video tutorial di Blender. Oggi vi mostrerò alcuni comandi base di Blender. Apriamo il nostro Blender. Ok. Come entriamo in Blender ci apparirà questa scena con un cubo, con una telecamera e con una lampada. Per fare vista frontale sull'estrema destra della nostra tastiera facciamo 1, vista laterale facciamo 3, vista dall'alto facciamo 7. Per zoomare sulla scena, rotellino del mouse. Per muovere la scena, teniamo premuto Shift e teniamo premuto rotellino del mouse. Ok. Bene. Facciamo vista frontale, quindi estrema destra della tastiera, tasto 1. Se non funzionano i tasti, controllate che sia attivo il block number. Ok. Selezioniamo il cubo. Qui ci fa vedere il cubo come solido. Da qui possiamo cambiare il tipo di visuale, di visualizzazione. Se clicchiamo qui, ci fa vedere il bounding box, poi c'è il wireframe, che in questo caso rimane invariato, poi c'è il solid, poi c'è shader, cioè con le ombre, e poi c'è il textured, che è con le ombre più le texture. In questo caso non cambia niente perché non ci sono né texture né materiali né niente. Facciamo F1. Se vogliamo vedere il wireframe, schiacciamo Z. Ecco qui. Oppure possiamo andare qui, nel draw type. Ora, per modificare questo oggetto, riportiamolo a solido, quindi Z. Facciamo S, e S serve per scalare l'oggetto. Vedete? Vediamolo da un'altra vista, così. S. Ok, torniamo alla vista frontale, quindi tasto 1. Ok. Per ingrandirlo sull'asse X, che è questo qui rosso, schiacciamo S e poi X. E succede questo. Vediamolo da un'altra vista. S, X. Ok, se vogliamo ingrandirlo sull'asse Y, che è quello lì verde, facciamo S, Y. Se vogliamo ingrandirlo sull'asse Z, che è quello blu, facciamo S, Z. Una volta che... Ah, Ctrl Z serve per tornare indietro. Rifacciamo S, Z. Ok, vedete? Se vogliamo, una volta che abbiamo scelto la grandezza, facciamo un clic col tasto sinistro e rimarrà così. Adesso andremo qui, che sarebbe mod, ci sono queste mod, questi sistemi per andare a modificare l'oggetto. Noi facciamo edit mod. Ecco qui, facciamo A. E ci deseleziona tutto. Se schiacciamo di nuovo A, ci seleziona tutto. Deselezioniamo quindi. Poi, arrivati qui, vediamo che in rosa ci appaiono questi puntini. Praticamente sono gli angoli. E noi li possiamo andare a selezionare singolarmente o, se teniamo premuto Shift, ne possiamo selezionare anche di più. Ok. Facciamo A per deselezionare. Un altro modo per selezionare è B. Ed ecco qui. Facciamo A per deselezionare. Però possiamo selezionare anche i lati, attivandoli da qui, Edge Selection Mode. E qui ci seleziona i lati. Tasto Shift per selezionarlo in più. Ok, A per deselezionare. E possiamo selezionarli anche col tasto B.
facciamo B, ed ecco qui, ci ha selezionato. Facciamo A per deselezionare. Poi possiamo selezionare anche le facce. Facendo così ci appariranno dei punti sulle facce. Noi facciamo tasto destro, tenendo premuto Shift. Vedete? Ci seleziona le facce. A per deselezionare. Adesso selezioniamo ad esempio questa faccia. Noi questa faccia la vogliamo allungare, cioè spostare un po' di qui. Basta che col tasto sinistro clicchiamo sull'asse su cui vogliamo trascinare la faccia. E voilà. Volendo, vedete che quando muovo qui sotto, guardate, appaiono dei numeri. Se io scrivo 2, me lo porta a 2. Ecco qui. Bene, volendo si può fare anche coi lati. Seleziono il lato, tasto sinistro, trascino. Vedete? Succede questo. Ctrl Z per tornare indietro. 1, vista frontale. Possiamo farlo anche con gli angoli. Selezioniamo gli angoli, selezioniamo l'angolo col tasto destro. Facciamo G, vedete? Ce lo sposta in maniera non lineare, diciamo, cioè non ce lo sposta sugli assi, però se noi selezioniamo l'asse su cui vogliamo spostarlo, poi facciamo F3. Ecco qui. Vedete? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z e ritorniamo indietro. Bene. E con questo vi ho mostrato come potete modificare gli oggetti. Un altro comando che vi ho già fatto vedere forse è G, che ci permette di muovere l'oggetto liberamente. G. Senza vincoli di asse. Ok, grazie per aver seguito questo video tutorial, spero di esservi stato d'aiuto e ricordatevi, per vedere altri video tutorial basta andare su hotman.com. E andare su tutorial, ci sono tutti i tutorial. Se volete solo quelli di Blender, fate tutorial Blender e vi appariranno solo quelli di Blender. Ok, grazie, arrivederci.